Alzati pure, che Clo prende il tuo posto. Tutto bene? Te la senti? Insomma, ci provo. Ok. Controllo se qua sta ancora registrando. Sì, sembrerebbe di sì. Ok. Bene ragazzi, possiamo tornare indietro. Ciao cucciola, famodino, ok? Sì, grazie. Ok, stiamo quasi per partire con il secondo esperimento del salto nel buio. Spero che questa volta Gloria riesca a farlo, però mi sembra più decisa, forse ce la fa. Marzia, fa meno paura o più paura che dell'altra volta? Più Più paura perché la schiena è scoperta. Sì, paura. più paura perché la schiena è scoperta. Anche se devo dire la verità, a me dal lato rotto quello che mi dava fastidio era avere le scale davanti. Quello mi dava proprio fastidio. Però vabbè, sono contenta di essere riuscita a farlo stavolta. Sono fiera di me. Ok. Beh. Ottimo. Bene, ok, allora stiamo quasi per dare il via all'esperimento. Stoppo l'osmo, voi sedetevi tranquilli. Stoppo l'osmo e continueremo a riprendere solo con le altre camere. Freddo in generale. Smesso di piovere. Sì. Tutto a posto, Clau? Tutto bene? Sì, avevo già spento la luce, ma l'ho dovuta riaccendere perché mi è presa male. Ora l'ho rispenta. Ok, va bene. Io sento già, penso, dei passi o comunque dello strusciare e mi gira la testa. Ok, va bene, ho capito. Sei completamente avvolta nel buio o vedi qualcosa, qualche luce? No, sono al buio, vedo a malapena il bagliore. Scusa, mi sono bloccata perché mi era sembrato di vedere qualcuno. Ok, quando ho la torcia spenta vedo comunque un lieve tepore delle luci delle camere fisse, però principalmente è buio. Ora prendo coraggio e spengo la torcia un attimo.
C'è qualcuno qua. Non ho capito, ripeti? Ho detto che c'è qualcuno qua. Qualcuno di entità. Mi stanno osservando. Ogni volta che spengo la torcia mi appaiono davanti. Ora provo a riespegnere. Sì. Dimmelo, ok? Comunicamela questa cosa qui. Ma io sento parlare, ma è Marzia? In questo secondo qui stava parlando Marzia. Ti sembrava la voce di Marzia? Sentivo una voce di donna che sì, mi ricordava un po' la sua, volevo essere sicura. Puoi parlare con la voce un po' più alta perché noi qua facciamo fatica a sentirti. Ho detto che sentivo parlare una donna e mi ricordava la voce di Marzia e volevo solo essere sicura. Quanto manca ancora? Clo, ma stai piangendo? No, non sto piangendo. Quanto manca ancora? Sei appena arrivata a 5 minuti, però se te la, se non te la senti, interrompi ora. È che non lo so, c'è qualcosa che non va, Mi sento triste. Dai, ti veniamo a prendere, ok? Ok, va bene, detto. Accendi la luce, accendi la luce. Aspettate un Aspetta, attimo. voglio stare un po', aspettate un attimo. È così, Noi comunque. aspettiamo, però te non devi forzare la cosa, ok? Tranquillo, appena non me la sento più accendo la torcia ve lo dico. Sta piangendo, però. Infatti, ma perché è testona, no? Ha paura che tu non approvi il fatto che lei smetta di farlo. Te lo dico io, Sì, guarda. però se ora vado là e interrompo l'esperimento e lei aveva detto di non interromperlo, dopo si incazza. Lo so, infatti. Insomma, non si sente. Hai detto insomma. Cioè. C'è stato un rumore.
ripeti per favore? Ho detto che c'è stato un rumore, un susseguirsi di rumore per l'esattezza, infatti ho dovuto accendere un attimo la torcia. Ora la rispengo. Ok, allora Claude vorrebbe continuare con l'esperimento, ma io non me la sento di farla continuare per il semplice fatto che la sto sentendo molto molto provata. Fammi guardare il cronometro. Il cronometro sta a 8 minuti, quindi secondo me va già bene. Quindi la vado a riprendere e le do direttamente il cambio io. Qui la telecamera sta ancora reccando. Credo che mi stiano camminando intorno. Le stanno camminando intorno. Digli che sta arrivando. Ok, adesso si senti camminare bene, poi mi metto il cambio e inizio Sì, avevo detto che decidevo io quando finiva. Comunque, ok, va bene. Sente troppo provata, Clori, non vuole farti esagerare. Comunque sono molto molto fiero di Clo, perché questo qui non è facile. Qui non sei dentro una colonia, qui sei dentro un bunker dove sono successe cose terribili e non è facile. Questo non sarà facile neanche per me. Controllo se qui sta ancora reccando e qui ancora in rec, ok, perfetto. Siamo qua. Avevo detto che decidevo io quando finiva. Sì, lo so che decidevi te, però non me la sentivo di lasciarti qua da sola così. Quindi sei stata bravissima comunque. Hai fatto grandi cose. Ma grandi cose, eh? Però non ti posso sentire la vocetta che è piangiulenta, lo sai come sono io. Tieni questa. Ah, questa aspetta, questa la tengo io. Vieni qua. Tutto a posto. Stai tremando, stupidina. Avevo una smessa di darmi fastidio perché non ho capito che mi stavo facendo stare male. Però, ok, Ok, tutto a posto. Quindi lo comincio io l'esperimento adesso. Fammi un attimo stoppare il tuo cronometro. E allora non li possiamo rispondere. Sì, tutto bene, è arrivato David e stavamo un attimino parlando. Ora vengo là. Ok, pigliati la torcia. Sai come spengere l'osmo? Il tasto in alto, no? Prima lo Esatto. stoppo e poi tengo premuto e si spegne. Esatto, ok. Il cronometro me lo tieni te? Sì, tienilo te. Mettimi in tasca. Ah, dal mio. Sì, Dal tuo telefono, dal mio, ok? ok. Io mi siedo qui. Controlla un attimo che L'hai ti sei inquadrato. sentito? Che cosa? Mm. No, non l'ho sentito. Fammi un favore, controlla che questa camera qui abbia l'inquadratura giusta. Questa. Allora, sì, direi di sì. Lì sono le gocce. Ok. Sì, è un po', questo è un po' forte, è un po' Ma stressante. perché? Quando spegni vedrai che comunque vedrai i tepori delle luci e fanno brutti, un po' di brutti scherzi, ecco. È più facile stare con gli occhi chiusi. Vabbè, Ma col cazzo. io vado, ok? Se hai bisogno chiamaci, non fare l'eroe. No, no, tranquilla. Te, mi raccomando, spengilo bene quello. Sì. Quando l'hai spento, l'hai rimesso a posto e ti sei seduta, mi comunicate che l'esperimento può cominciare e io spengo la luce. Va bene, Ok? vado, Vai, vai. Prova un po' a parlare, Marzia. Massimo invece, lui parla alto. Parla che devo regolare il volume del walkie-talkie. Ora come sta andando? Meglio? Adesso bene, tu mi senti perfettamente, no?
Sento perfettamente, l'audio è buono. Sentiamo il cronometro. Chloe ha messo a posto l'osmo e si è seduta? Ok, sto aspettando questo. Fa freddo, fa molto più freddo qua. Sento Aspetta proprio. che non riesci a spegnerlo. Digli che è il tasto sopra, accanto a quello dello stop, non è quello di lato. Non mi piace un cazzo. Ok, quando vuoi puoi spegnere la luce e facciamo partire il cronometro. Vai, fate partire il cronometro, sto per spengo la luce adesso. È buio forte. È buio forte. Ecco, questo è vero buio. Quello là devoto era un po' meno buio perché c'era la fila di Starlight per terra. Qua dietro non vedo veramente un cazzo di niente. Ho gli occhi aperti, ma non so neanche se li ho aperti o se li ho chiusi, sinceramente. Sento delle gocce qua, gocce dietro. E sento parlare anch'io. State parlando per caso? State parlando voi? Sì, stiamo parlando noi. Ok, allora probabilmente erano le voci di loro che arrivavano da lontano. Si vede che fanno un eco strano. Sento una goccia dietro che ogni tanto fa click. Sento come una pressione sulla testa qua, come se qualcosa mi pigiasse qua. È probabilmente l'assenza di suoni. E sono un po' agitato. Gli occhi mi si stanno abituando al buio. E ora comincio a intravedere qui davanti a me un leggero fascio di luce che proviene da una delle lanterne dove abbiamo messo le camere fisse. E riesco a vedere il puntino rosso abbastanza bene ora della camera infrarossi laggiù in fondo. Dietro di me invece c'è proprio il niente, il vuoto cosmico. Tutto bene? Sì, tutto bene. Ora nel momento in cui l'hai detto ho visto una specie di piccolo bagliore qui sulla destra. Ok. È difficile capire quello che sto sentendo. È una sensazione molto strana.